PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Benvenuto alla nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati al microfono, autore e voce del podcast. Alla console c'è Marco Pennacchini, curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterai le news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Marco, vuoi salutare anche tu gli ascoltatori? Ciao Francesco e ciao a tutti gli ascoltatori di PCT Digitale e soprattutto PCT Facile. Ci sentiamo tra qualche minuto per la rubrica, per la pillolina PCT Digitale. Oggi parleremo di cellulare, smartphone, tablet a scuola. Tu Francesco, oggi di che parli? In questa puntata Marco ritorna alla rubrica PCT Giovani, lo spazio dedicato ai giovani avvocati tecnologici, i protagonisti della professione forense. Se ti ricordi, avevo inaugurato lo spazio con l'avvocato Damiano Mereta del Foro di Velletri nella puntata 12. Oggi abbiamo un nuovo ospite, cui sono legato da un'amicizia virtuale di lunga data. Ma prima, ricordo a tutti gli avvocati tecnologici che ci stanno ascoltando e che sono sempre di più e li ringrazio, come riascoltare le precedenti puntate. Collegati al sito avvocatotecnologico.it, al portale avvocatoandreani.it oppure vai su soundcloud.com/fposati o su Spreaker o su iTunes se sei un utente iOS e cercare PCT Facile. Tu che mi stai seguendo da vari canali, sostieni il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes e nella descrizione del podcast troverai il tutorial fatto da Marco o una bella condivisione nella tua rete sociale tra i tuoi contatti della puntata che stai ascoltando oppure finanzia in crowdfunding l'intero progetto su patreon.com/fposati e a breve sarà disponibile sempre un tutorial che spiega che cos'è Patreon e come finanziare il progetto o fai una piccola donazione delle puntate che ti sono piaciute tramite la pagina paypal.me/fposati/5. Come sempre mi piace a me ricordare che sono profondamente convinto di ciò, le grandi azioni iniziano sempre dai piccoli gesti. A te la scelta di come contribuire al podcast per lasciare insieme il segno in quest'era digitale. Ma entriamo finalmente nel vivo della puntata. Oggi, come ti ho detto all'inizio, ritorna la rubrica PCT Giovani, il processo telematico visto con gli occhi dei giovani avvocati italiani, che tra le tante difficoltà guardano in modo innovativo la professione forense nel silenzio del clamore quotidiano, perché ogni giorno si confrontano con le difficoltà quotidiane in un mercato saturo di competitors e in crisi di clienti. Ospite della puntata è Silvia Surano, che guarda la professione con curiosità ed un pizzico di spirito critico, sempre fermamente convinta che noi avvocati dovremmo modificare il nostro modo di comunicare. Consiglio infatti la lettura del suo blog Reflex istantanei di vita forense. Il link lo trovi sempre in descrizione al podcast. A Silvia mi lega un'amicizia virtuale di lunga data, già nel 2009-2010 iniziata proprio su Twitter. Il social network di microblogging era nato nel 2006 in America e nel 2009 i primi utenti italiani si affacciavano. Pochissimi erano i professionisti che avevano un account, tra cui Silvia. La poca diffusione dei social network tra professionisti era determinata dal clima di pre-riforma forense, dove si discuteva se fosse deontologico avere un sito internet o un account sociale e se le dimensioni delle targhe fuori dallo studio fossero conformi al nostro decoro. Poi è arrivata la riforma professionale del 2012 con la novella dell'articolo 17 e l'antitrust ha tracciato il segno di non ritorno verso il mercato. Oggi come oggi è inutile ribadire che è vitale, a modesto parere, e se hai ascoltato anche le precedenti puntate del podcast, avere un sito internet come avvocato o come studio legale, proprio per stare aperto e connesso con il mercato. Nelle prossime puntate ci saranno anche degli interventi ad hoc di professionisti del mondo della comunicazione che ci illustreranno perché appunto è fondamentale oggi curare una presenza online. Ma sto parlando troppo come mio costume, togliendo spazio alla mia ospite. Ciao Silvia, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito. Non ti nascondo che sono particolarmente emozionato per la lunga amicizia virtuale su Twitter e su Facebook. Prima di iniziare, saluta i colleghi tecnologici che ci stanno ascoltando e presentati ai nostri ascoltatori. Innanzitutto ringrazio te Francesco per avermi invitata e per avermi ospitata in questo spazio che per me è un punto di riferimento quotidiano per trovare tante notizie, per leggere notizie, trovare informazioni e spunti di riflessione. Sorrido quando parli della nostra
nostra lunga, direi anche lunghissima, amicizia virtuale su Twitter e Facebook, che a dire la verità ha avuto qualche anno addietro una piccolissima parentesi vis-à-vis. Saluto tutti i colleghi e non colleghi che ci stanno ascoltando in questo momento. Le presentazioni sono sempre le più difficili, anche le più imbarazzanti. Come hai detto tu, mi chiamo Silvia Solano, sono avvocato dal 2008 e mi occupo prevalentemente di diritto civile e amministrativo, ma faccio anche consulenza prevalentemente ad alcune aziende per quanto riguarda i profili come privacy o diritto d'autore. Negli ultimi anni ho lavorato a Firenze prima e successivamente a Roma, ma con l'arrivo della mia bambina ho deciso di tornare in Umbria, che è la regione dove sono nata, cresciuta, mi sono laureata e ho iniziato a lavorare prima di trasferirmi a Firenze. Ho ovviamente il mio studio, ma collaboro anche in maniera continuativa con lo studio Giordanella, che si occupa appunto esclusivamente di diritto amministrativo. La prima domanda nasce da un tuo recentissimo status su Facebook. Oggi, per un giovane avvocato donna, com'è difficile conciliare la propria dimensione di professionista e di mamma? Effettivamente lo status su Facebook a cui ti riferisci faceva intendere che per me fosse impossibile conciliare i due aspetti. Ovviamente non è così, ma riesco ad avere una risposta che possa essere giusta per tutte le mamme. A mio avviso la capacità o la possibilità di conciliare i due aspetti nel nostro lavoro dipende da tantissime variabili. Primis, da come è organizzato lo studio e da che attività si svolge. Quindi se facciamo ad esempio molto contenzioso e siamo costretti ad andare in tribunale quotidianamente, diventa ovviamente un pochino più difficile. È più semplice se invece possiamo assentarci da studio e lavorare un po' da casa, così come più semplice è se abbiamo collaboratori o colleghi a cui poter delegare in caso di bisogno. Poi bisogna vedere anche la situazione familiare, quindi se possiamo contare sull'aiuto di qualcuno. Secondo me poi non è nemmeno da sottovalutare che tipo di mamme siamo, e quindi se riusciamo serenamente a lasciare i nostri bambini con babysitter piuttosto che all'asilo nido. A volte diventa una necessità, però secondo me per poter conciliare bene questi due aspetti deve essere una decisione sicuramente serena. Atto mio non è stato semplice e tuttora non lo è, ma semplicemente perché con l'arrivo di mia figlia ci sono stati anche altri cambiamenti successivi e conseguenti. Il fatto ad esempio di aver deciso di cambiare città e quindi di stravolgere completamente gli equilibri lavorativi e quindi la necessità di ricostruirne di nuovi. La tecnologia ti ha semplificato il lavoro di mamma? In realtà la tecnologia mi ha letteralmente salvato la vita in alcuni momenti. Se per tecnologia intendo ad esempio l'iPad per tenere buona e distrarre mia figlia il tempo di inviare una mail importante o fare una telefonata di lavoro. A parte questo e a parte gli scherzi, comunque non utilizzo molto la tecnologia né nei giochi, quindi nel rapporto, nel momento di svago con la bambina, e mi sono sempre stancata molto facilmente di applicazioni dedicate alle mamme, eccetera. Ma se per tecnologia ad esempio pensiamo alla rete, a internet, per me è stata fondamentale, perché anche molte scelte legate proprio alla crescita di mia figlia sono venute dopo aver letto, essermi informata, essermi confrontata in rete, appunto su pagine dedicate o leggendo articoli o ad esempio partecipando a forum e sentendo la voce di altre mamme. Come vedi il cambiamento della professione forense dai tuoi occhi di giovane avvocato? Quali sono le prospettive per i giovani avvocati di fronte alla rivoluzione digitale? Ma non ti so dire come sta cambiando la professione. Posso sicuramente dirti che me l'aspettavo diversa. Quando ero bambina e dicevo di voler fare l'avvocato, non pensavo a questo sicuramente, ma non necessariamente me la immaginavo migliore. Sicuramente ho poi scoperto aspetti differenti, ma ho visto realtà differenti anche rispetto a quelle che mi erano state prospettate durante l'università. Ho potuto studiare materie diverse, ho potuto guardare al diritto anche con una prospettiva completamente diversa. Non ti so nemmeno dire quali possono essere le prospettive per i giovani di fronte alla rivoluzione digitale. Io penso che in un momento come quello che stiamo vivendo non dobbiamo nemmeno troppo guardare a rivoluzione digitale o meno.
giovane avvocato o comunque ogni ragazzo che sogna di diventare avvocato, secondo me deve fare esperienza, capire qual è la propria inclinazione e soprattutto cercare di ritagliarsi uno spazio che non necessariamente deve essere legato al digitale o meno. Facciamo ora una pausa, Silvia. Passo il microfono a Marco con PCT Digitale, la sua pillola del buon umore digitale. Scopriamo insieme cosa ci racconterà Marco. A te, Marco. Ed eccoci qui nell'appuntamento della pillola digitale di PCT Digitale all'interno di PCT Facile. Come detto, parliamo di smartphone tablet a scuola perché secondo i dati del Ministero dell'Istruzione il 70% dei 33.000 edifici scolastici è connesso via cavo o wireless. Questa è una cosa buona. Per esempio, in qualche scuola su al nord, un esempio preso da Repubblica, una scuola di Fidenza, addirittura una maestra insegna ai suoi alunni attraverso il tablet. Però c'è l'altro lato della medaglia, ossia gli studenti che usano il telefonino durante le ore di lezioni per rispondere al messaggio, rispondere sui social e così via. Una ricerca della London School of Economics del 2015 ha calcolato che la maturità nelle scuole dove il cellulare è vietato, i ragazzi ottengono voti del 6.4% più alti, quindi sarebbe quasi da aiutare questo approccio drastico, e invece no, perché in Italia, per esempio a Forlì nel 2014, quando un insegnante ha sequestrato il cellulare ad un ragazzo che guardava foto insieme agli amici, questo insegnante si è visto arrivare a scuola il giorno dopo la madre insieme ad un avvocato per una possibile denuncia perché è stato preso il cellulare del figlio. Quindi questa è la faccia un po' più oscura dell'uso dei cellulari a scuola. Su questo argomento ci sono poi due letture da parte degli esperti, come si dice. Da un lato c'è chi lo vuole perché va fatto usare affinché venga naturalizzato nelle pratiche scolastiche quotidiane, come dice Pier Cesare Rivoltella, che alla Cattolica insegna tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento, mentre dall'altro lato il pediatra Giorgio Tamburlini afferma che il telefonino, sempre in mano, rafforza sì la dipendenza fra figli e genitori, ma è ormai evidente che ostacola la lettura profonda e l'uso critico delle nozioni. Come diciamo sempre qui su PCT Facile e qui su PCT Digitale, mi raccomando, un uso consapevole delle nuove tecnologie, sempre e comunque. Grazie Marco per questa nuova pillola, sempre interessante e stimolante. Riprendiamo adesso l'intervista. Entriamo adesso nell'ambito tecnologico. Come stai vivendo, Silvia, il processo telematico? Ti piace? Hai delle critiche da avanzare o delle proposte per migliorarlo o semplificarlo? Il processo telematico lo sto vivendo sicuramente in maniera positiva, anche semplicemente per un'organizzazione logistica del lavoro. Come ti dicevo, ho lavorato a Roma e andare in tribunale per i continui accessi in cancelleria è stancante per le code infinite, per il traffico, per magari la distanza anche dal tribunale, ma non è da meno lavorare in periferia quando tra te e il tribunale ci sono chilometri e chilometri di strada. Quindi ovviamente mi piace molto, fa parte del lavoro quotidiano, e nonostante questo comunque è anche fonte di stress, perché ancora oggi ci può essere la paura di fare errori, l'attesa della PEC di conferma, la firma digitale che ogni tanto non funziona, e sicuramente ecco, il timbro del cancelliere dava una certa tranquillità che il processo telematico non dà. Quanto a critiche, fino a poco tempo fa ti avrei detto che avrei voluto poter accedere ai fascicoli anche da mobile, quindi anche da smartphone o tablet, e adesso comunque è possibile con Speed e con il punto d'accesso del portale della Regione Toscana. Forse quello che mi piacerebbe vedere, ma non so se tecnicamente è possibile, è magari un deposito più snello, semplicemente magari caricando i documenti, gli atti, senza dover fare il duplice passaggio con la PEC. Quali sono le tue implementazioni informatiche per gestire lo spazio di lavoro? Hai delle app da suggerire che per te sono imprescindibili nella professione forense? Sì, utilizzo sicuramente moltissime app, ma quelle più classiche, cioè non vado a ricercare quelle specifiche per gli avvocati, a parte ad esempio Giustizia Civile, che è un must per il controllo veloce dei fascicoli. Per il resto uso Dropbox e Box per l'archiviazione dei documenti in cloud, uso Mobile Doc Scanner per poter scannerizzare quando sono in mobilità, per l'accesso, l'autenticazione con Speed uso InfoCert ID perché ho lo Speed
con InfoCert e poi le più classiche di Google, da Keep per fare la to-do list, a Gmail per ricevere le varie mail dagli account di posta, anche di posta certificata. Non uso l'agenda legale, ma uso il calendario di Google per promemoria, scadenze e impegni, perché non riesco a usare l'agenda legale più forte di me. E ecco, l'unica magari meno conosciuta è Trello, che uso poi insieme a Slack, che è la chat dedicata, e questa la uso per la comunicazione con i colleghi e l'organizzazione del lavoro sui progetti condivisi. Giovani e processo telematico. Secondo la tua esperienza, i giovani avvocati sono pronti di fronte alla digitalizzazione dei processi? Ma sì, sicuramente sono pronti e siamo pronti tutti per il processo telematico, anche perché c'è poco da fare, cioè il procedimento da seguire è questo e dobbiamo adeguarci. Quindi secondo me va fatta una distinzione più che altro tra, non tanto tra giovani avvocati e avvocati meno giovani, ma fra avvocati che sono propensi ai cambiamenti e che li prendono con tranquillità, e quelli che invece fanno un pochettino più di resistenza. Io ho conosciuto avvocati anche di una certa età che si approcciavano alla tecnologia, ad esempio, con molta disinvoltura e con entusiasmo, e che quindi hanno vissuto anche il passaggio al processo telematico con estrema disinvoltura e tranquillità. Invece mi viene spesso da pensare all'avvocato presso il quale ho fatto la pratica professionale, e non stiamo parlando di 30 anni fa, che nonostante avesse 3 computer nello studio, scriveva le lettere a mano e costringeva le segretarie a batterle a macchina. Ecco, mi fa pensare che probabilmente lui non ha vissuto molto bene la digitalizzazione dei processi. Silvia, come ho detto prima nel presentarti, hai tanti profili social: un account Twitter, il profilo LinkedIn, il blog Reflex Istantanee di Vita Forense e ovviamente Facebook. Parlaci di quanto tempo dedichi per curare la tua presenza online. Come fai a promuovere la tua professionalità in rete? Sì, ho i classici profili social, quindi Facebook, Twitter e LinkedIn, ma non li uso tutti per scopo professionale. Diciamo che Facebook lo uso, è un account prettamente personale, e lo uso più che altro per mantenere i contatti con le persone lontane, con le persone che non riesco a vedere quotidianamente. LinkedIn per lavoro, ma non lo amo particolarmente, mentre sicuramente il social che uso di più e che mi piace di più è Twitter, e lo utilizzo come un ibrido, quindi sia per lavoro, quindi per trovare informazioni, per aggiornarmi anche, sia per veicolare contenuti, ma anche per semplice divertimento. Ho anche un blog che si chiama Reflex, e lo trovate all'indirizzo vitaforense.com, che in passato ho curato moltissimo, quindi con molto impegno, e mi ha dato anche tante soddisfazioni. Poi l'ho dovuto abbandonare per un periodo, adesso ho cercato di riprenderlo, ma zoppico un pochettino perché il tempo è poco, ma anche perché comunque quando l'ho creato aveva un taglio che si adattava molto bene a quel periodo, quindi agli anni in cui facevo i primi passi nel mondo di questa professione, quindi aveva anche un taglio un pochettino goliardico, se così possiamo dire, e forse adesso sto cercando anche di trovare un registro differente che si adatti più a quello che è il mio stato attuale da un punto di vista professionale. Quali sono i consigli che daresti a un collega se volesse anche lui iniziare ad avere e curare una presenza online? Beh, se parto dal presupposto che si tratta di un collega neofita della dimensione online che voglia trovare uno spazio per veicolare il proprio studio, la propria attività, il primo consiglio sicuramente che mi verrebbe da dare è di osservare molto quello che fanno gli altri prima di fare qualsiasi cosa, di guardare profili di altri avvocati che sono online da più tempo, controllare i siti internet degli altri studi e guardare anche cosa
cosa fanno all'estero, perché ci sono sempre molti spunti interessanti. Se appunto quello che il collega vuole fare è veicolare la propria attività, io consiglierei anche di tenere abbastanza separate le due sfere, quella personale e quella professionale, per evitare che ci siano delle sovrapposizioni che non sempre, a mio avviso, possono essere positive appunto per l'ambito professionale. Per il resto, forse di non prendersi troppo sul serio. Grazie Silvia per aver partecipato a questa puntata del podcast, spero che ritornerai, questo podcast è sempre aperto e mi piacerebbe che anche tu avessi una tua rubrica come ce l'ha Marco, per raccontare direttamente la tua visione del mondo digitale dalla tua esperienza di giovane professionista. Grazie a te Francesco per avermi concesso questo spazio, che spero di aver utilizzato bene, non facendo annoiare i tuoi ascoltatori. Tornerò sicuramente come tuo ospite, perché no, con una mia rubrica. Un saluto a tutti. Termino questa puntata. Se anche tu sei un giovane avvocato e ti piace condividere la tua visione del mondo digitale, contattami su Telegram alla user @fposati oppure tramite la mail me@francescoposati.it oppure ovviamente tramite Facebook o su Messenger @fposati. Sarai ospite del podcast. Continua a seguirci, ci aspettano ancora tante novità. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento. Ciao da Francesco Posati e da Marco Pennacchini. Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.